Temperature a 42-48 gradi non sono picchi, sta diventando un qualcosa di estremamente preoccupante. Eppure c'è chi attacca gli ambientalisti, come la Presidente Meloni, parlando di fanatismo ecologico. Ecco, il vero fanatismo è di chi nega il cambiamento climatico e difende lo status quo di chi si sta arricchendo bruciando i combustibili fossili, come le grandi lobby energetiche che hanno guadagnato centinaia e centinaia di miliardi di euro. La destra, senza presentare nessun tipo di volontà di dialogo nei confronti dell'opposizione che ha presentato la legge sul salario minimo, presenta l'emendamento soppressivo. È la dimostrazione di un'insofferenza nei confronti dei poveri. La stessa insofferenza è anche l'elemosina che ha mostrato con questo euro al giorno con la social card. A Tajani voglio dire che si dovrebbe preoccupare di più di chi è povero e fare meno paragoni con l'Unione Sovietica, che non c'entra nulla. In Italia abbiamo giovani e ragazze che guadagnano 400 euro al mese e sono schiavizzate.